Nacho sposta un tavolino e un altro, in modo che potessimo essere noi due, seduti uno di fronte all'altro. Stai bene? Stavo per svegliarti. Ti ho preparato la cena. Grazie, Nacho. In un cesto di vimini c'è il pane cotto, olive, pomodori a pezzetti e cipolle. Tutto illuminato dal bagliore delle candele poste sul balcone. Questo è il mio nascondiglio. Qui è dove scappo da tutto. E un giorno mi piacerebbe vivere qui, con qualcuno. Solo io e te. No, non mi interessa. Io adoro Massimo, è il mio amore, e nessuno può sostituirlo. Non vedo l'ora che nasca Luca. Massimo ucciderà tutti se qualcuno cerca di allontanarci. Senti, a proposito, dimmi dov'è Massimo adesso. Ti dirò dove il tuo amorevole marito. Sta facendo soldi. Vedi, mia ingenua e incinta Laura. Massimo Torricelli è l'uomo che ama di più i soldi al mondo. Ha un ego smisurato e per soddisfarlo ti ha rapito e ti ha introdotto nella sua fottuta vita. Non l'hai notato? Prima di conoscerlo ti rapivano ogni 3 giorni. Sono stufa di ascoltarti. Non cercare di farmi arrabbiare con l'uomo che amo. Non puoi prenderti cura di ciò di cui ti sei preso la responsabilità. Ma se vuoi, posso dissipare i tuoi dubbi su di lui. Dipende da te. Posso mostrarti le prove che diranno la verità su di lui e sul sogno in cui credi di vivere. Lo posso smascherare qui, davanti a te. Tutto ciò che devi fare è chiedere. Tu mi hai rapito e poi ti aspetti che io mi innamori di te. Io? Innamorarti di me? No, volevo solo fare l'amore con te. Allungo la mano e gli mostro il mio dito medio. Borbotto per un po' finché non mi sono finalmente calmata. E poi faccio una doccia. Chiudo a chiave la porta della camera da letto e vado a dormire. Scusami, Laura. Mi dispiace, non volevo dirti quelle cose. Dai, ti faccio vedere una cosa. Esci. Decido l'ora di uscire. E Nacho mi conduce lungo il vicolo fino a raggiungere la ringhiera. I giganti. Il nome della città viene da queste alte scogliere. Alcune alte fino a 600 metri. Puoi nuotare sotto di loro e solo allora riesci a vedere quanto sono enormi. Ci sono balene e delfini nelle acque circostanti. Ti volevo anche far vedere il vulcano Teide, ma... mi mancherai. Mi solleva il mento, costringendomi a guardarlo. Puoi restare. Bambolina, guardami. Il suono di quelle parole mi ha letteralmente fatto a pezzi. La frase che usa è il mio massimo per chiamarmi. Le lacrime incominciano ad uscire. Metto la mano in tasca e tiro fuori gli occhiali da sole. Mi nascondo dietro di loro. E mi dirigo verso la macchina senza dire una parola. Solo Jace può davvero aiutarmi a capire ciò che sono. Il mondo è lo stesso, sei tu che sei diversa. Come ti chiami? Mi chiamo Triss. Benvenuta tra gli intrepidi. Ma presto lo scopriremo. L'avrei fatto. Perché mi stai fissando? Perché sei bellissima. Forse ok sarà il nostro sempre. Ok. Allora che ne dici? Mi concederesti un ballo? Cosa? Oh, mi detesta, ogni volta che parlo mi guarda come se fossi stupida. Lei è l'unica cosa per cui mi alzerei al mattino. La bacio a mia volta. Mi bacia violentemente. Christian! Smettila di morderti il labbro. Portami nella stanza dei giochi. Salve Giulia Segreti! Testa! Ardyn, smettila! Mi hai mentito e mi hai preso per scema, Ardyn! Perché provo qualcosa per lei? Io che credevo di essere la tua fidanzata. La mia fidanzata? Non sapevo che gioco fosse, ok? Devi parlare. No! Devi sempre insistere. Mi dispiace, ok? Ti dispiace? Ti dispiace? Sono uno stronzo. Devo dirle la verità. Tu cosa, Ardyn? Ti amo! Mi fa piangere, mi fa ridere, mi fa gridare. Ma soprattutto, mi fa sentire viva. Thank you.
Sono ora disponibili le magliette e gli accessori di 365 giorni. Trovate il link di acquisto in descrizione. Stai cercando delle voci per trasformare il tuo libro in audiolibro? Oppure per uno spot? Oppure per un doppiaggio? Scrivi a Giulia Segreti e Marco Cognegni, le due voci più famose del web. Vieni ad ascoltarci nel canale YouTube di Giulia Segreti e di Barone Marchilla. Siamo anche su Facebook e su Instagram. Che aspetti? Dai voce alle tue emozioni. E ricordate, è come vedere un film ad occhi chiusi.